E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte. Evangelo di Luca, capitolo 23, verso 34. Inconsapevolezza. Di solito il nostro punto di vista ci porta a fare cose delle quali non ci rendiamo conto. Siamo troppo spesso presi da ciò che ci circonda da non riuscire a guardare bene in faccia la realtà e ci lasciamo trascinare dalle cose che ci accadono intorno senza riuscire a valutarne obiettivamente gli effetti. Cristo sulla croce chiese al Padre di perdonare i suoi assassini, perché essi non si rendevano conto di quello che stavano facendo. Gesù, nella sua immensa bontà, riusciva anche nel momento di massimo dolore, quando tutto era giunto al culmine, a pensare agli altri, ad annichilire se stesso e a non accusare coloro che lo crocifiggevano. Gesù metteva in pratica il messaggio che lui stesso aveva predicato durante la sua missione sulla terra. Bene, anche noi dovremmo fare nostre le promesse di Gesù. Anche noi dovremmo applicare quella che è stata la sua predicazione e quindi riflettere maggiormente sulle nostre condizioni, riflettere sulle nostre miserie e abbandonarci nelle mani del nostro Salvatore, per renderci conto che senza il suo aiuto vane sarebbero tutte le nostre lotte per sconfiggere il male che si annida sempre dentro di noi. Troppo spesso facciamo del male a noi stessi e non ce ne rendiamo conto. Allora Dio ci aiuti a confidare meno nelle nostre capacità e ad arrenderci a Lui, per diventare consapevoli che senza di Lui non possiamo fare nulla.